Buongiorno, primo caffè del nuovo anno, del 2021, siamo con l'assessore alla cultura Simone Mangani, siamo qui in Palazzo Comunale, in teoria ecco, da oggi siamo zona gialla, quindi si poteva forse anche tornare ai bar, abbiamo deciso di aspettare un attimo, abbiamo però come al solito chiesto a uno dei bar, dei locali qui della zona se potevano portarci il caffè, grazie mille, grazie. Buongiorno. Il bar Datini, qui proprio di Piazza del Comune, grazie mille. Grazie. Lucio, tutti lo conoscono come sì, Lucio, no? Bene. Ecco, grazie. Assessore, ci possiamo ora levare anche la mascherina così prendiamo. Grazie mille. Siamo un po' a distanza, sì, lo possiamo sì. fare. Ecco, assessore, se detto, i bar hanno retto durante questo periodo di chiusura, hanno tenuto aperta, hanno fatto sicuramente un grosso sforzo. C'è però tutto un mondo che purtroppo è quello forse che sta pagando un prezzo altissimo ed è quello rappresentato insomma dal suo assessorato, la sua delega, la cultura, parliamo dei teatri, parliamo dei musei che non sono solo la singola istituzione ma sono le tantissime persone che ci ruotano intorno, che ci lavorano, che grazie a quello insomma riescano a portare avanti la loro professionalità. Qui insomma il lockdown sembra essere sempre l'unica prospettiva, almeno al momento. Adesso vediamo in questi giorni, ma sembra che le notizie non siano confortanti neppure per in vista del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quanto alla riapertura dei luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo. Come giustamente stava dicendo, si tratta di un settore che occupa anche nella nostra città tantissime persone, centinaia se non migliaia di persone che ruotano attorno al mondo delle istituzioni culturali, degli appalti connessi alle istituzioni culturali e quindi il mondo anche del terzo settore, e poi c'è tutto il mondo dei liberi professionisti, dei freelance che soffre di una chiusura che in questo momento non ha un traguardo. Sarebbe indispensabile, prima ancora di avere la riapertura tra due giorni, avere una programmazione possibile, sapere che magari tra tre mesi, già da ora dire che tra tre mesi si riapre, tra quattro mesi si riapre, dare un traguardo per consentire a tutti di programmare e cominciare a lavorare, perché di sussidi e basta non si può evidentemente vivere. Poi lei ha usato la parola programmare, il mondo della cultura, il mondo appunto dell'arte si basa tutto sulla programmazione a medio lungo termine, cioè non sono cose che si possono improvvisare dall'oggi al domani, ci sono le compagnie, ci sono gli artisti, ci sono le mostre da organizzare, insomma non è qualcosa, non si tira sulla saracinesca ed è subito tutto pronto. Certo che no, non si tira sulla saracinesca, io penso per esempio al Centro Pecci che ha dovuto rivoluzionare tutto il 2000, gran parte del 2020, ma anche tutto il 2021, quanto alla sua programmazione, prevedeva collaborazioni con istituzioni internazionali, mostre che si stanno spostando nel corso del tempo. Tutto questo vuol dire decine e decine di persone che cambiano la modalità di lavoro, oltre ovviamente all'impossibilità dei visitatori di accedere al museo. Il Metastasio aveva presentato la prima parte della stagione, chiamandolo primo momento teatrale, in modo prudente. Sta continuando a fare un grandissimo lavoro attraverso il gruppo di lavoro artistico, una serie di produzioni televisive o radiofoniche, ma il cuore dell'attività è fermo. Sì, ecco, poi c'è anche un altro discorso, e qui rientriamo un po' in quella che è anche un'altra sua delega, che è quella all'immigrazione, cioè il quanto la cultura, quanto anche il teatro lavora con le scuole, con le nuove generazioni e anche però nel campo dell'integrazione. Anche qui si sta perdendo veramente un'attività che insomma soprattutto a Prato negli ultimi anni aveva anche dato ottimi risultati. Dal punto di vista dello spettacolo dal vivo, Metastasio Ragazzi per esempio continua in questo momento in forma virtuale, è un'altra cosa evidentemente, è una cosa molto diversa dall'essere dentro una sala
in attesa di uno spettacolo, ma è una cosa che sta ottenendo riscontro da parte delle scuole. Evidentemente hanno a loro volta necessità di mantenere questa relazione e questo contatto. Quanto invece alla difficoltà di perseguire le politiche dell'inclusione, che sono una caratteristica di questa città ormai da tanto tempo, abbiamo provato a sopperire tramite il contatto telefonico, il contatto mail. I mediatori si sono messi a disposizione nell'assessorato all'immigrazione con gli strumenti che tutti noi stiamo usando in questo momento e stiamo tenendo botta, devo dire. Ecco, ora si è detto prima, non ci sono certezze, non c'è nulla. A questo punto però normalmente gli anni scorsi si cominciava già a lavorare, forse si era già iniziato a quella che era poi l'estate, che era poi il settembre, che diciamo rappresentano forse un po' anche dal punto di vista del contributo che poi dà il comune, il contributo fattivo, rappresentano un po' il punto centrale. Come vi state muovendo? Noi usciremo entro il mese di gennaio con l'avviso per Pratestate, sarà ovviamente un avviso pubblico come tutti gli anni, fatto con le forme dovute, ma con alcune differenze, perché avremo dei punti interrogativi aperti, ma faremo comunque l'avviso pubblico, perché come l'anno scorso abbiamo tutta l'intenzione di tornare a fare per esempio musica dal vivo appena sarà possibile. Per il settembre ci confronteremo con il concessionario, con Fonderia Cult'Art, e capiremo che versione possibile sarà, ma senz'altro una versione ci sarà anche quest'anno. D'accordo, grazie mille Assessore, sperando la prossima volta di poter dare qualche notizia concreta e non solo ipotetica. Grazie mille.